Lascerà sicuramente sua moglie per me. È assurdo. Pazzesco, ci conosciamo a malapena. Non saprei. Insomma, guarda Rebecca. Sai l'amica di mia sorella? Un cameriere di Benningham se la serve e alla fine del pranzo entrambi avevano trovato l'anima gemella. È così, hai perfettamente ragione. Insomma, può succedere, giusto? Non a me. E il messaggiatore? Il messaggiatore deve ancora stabilire un contatto verbale. Potrebbe essere stato operato, non avere più le corde vocali, respirare tramite tracheostomia. E io non lo saprei mai perché non ho mai sentito la sua voce. Una tracheostomia, strano però. Non è questo il punto. Io non so scrivere messaggi. Non sono affascinante via SMS. Forse dovresti smettere di mandare gli SMS. Non sono solo gli SMS, anche le email, i messaggi vocali, la posta lenta. Cioè la posta tradizionale. È uguale, non funziona a niente. Una volta un uomo mi ha lasciato un messaggio vocale in ufficio, così l'ho chiamato a casa. Lui mi ha mandato un'email sul BlackBerry e io un SMS sul cellulare. Lui ha risposto con un'email al mio indirizzo privato e così è sfumato tutto. Io rimpiango i giorni in cui c'era solo un numero di telefono e una segreteria telefonica. E in quella segreteria telefonica c'era una cassetta e su quella cassetta o c'era un suo messaggio o non c'era. Adesso invece devi correre a controllare tutti i portali solo per sentirti rifiutata da 7 tecnologie diverse. È stressante. È quel tipo di MySpace? Jude, mi piace. Bene. Sì, ho sentito una connessione. Bene.